Ultima fatica stagionale contro il Padova, sicuramente il risultato con il Livorno vi pone in una situazione abbastanza difficile per vincere il trofeo, ma per la prima volta lì si siede sulla panchina di suo capo, di Liverani. Cosa si aspetta dalla squadra e soprattutto sarà una passerella di una stagione trionfale? Sì, è stata una stagione importante sotto tutti i punti di vista, perché comunque abbiamo raggiunto l'obiettivo che era quello di vincere il campionato, perché in 6 anni non era stato raggiunto, quindi abbiamo fatto un gran lavoro noi staff con il mister Liverani e con tutti i ragazzi. Sarà una partita difficile perché comunque loro anche hanno una squadra costruita per vincere il campionato e anche loro hanno raggiunto il loro obiettivo, quindi bisogna alzare sicuramente l'attenzione, perché come abbiamo visto a Livorno, se cali un po' di intensità, di attenzione, va incontro a delle sconfitte pesanti, quindi cercheremo di fare la nostra partita preparandola al meglio come abbiamo fatto come sempre in tutto l'anno, e cercheremo di fare il massimo per raggiungere la vittoria. Lui aveva lasciato il Lecce nella massima categoria, l'ha ritrovato in Serie C, è riuscito a riportarlo in una categoria buona come la Serie B di livello nazionale. Cosa gli ha dato questa città, oltre a quello che lei sta dando a questa città? Innanzitutto l'ha riportato in Serie B Liverani. Voglio dire, come parte dello staff. È chiaro che quando sei giocatore è un altro mondo, quando passi di qui è completamente diverso. È stata un'esperienza che mi ha dato molto, è stata la mia prima esperienza, e vincere subito è stata una gioia incredibile, quindi ho imparato molto dal mister e dai collaboratori, quindi è stata un'esperienza molto formativa per me, e sono felice di essere tornato qui a Lecce, perché è una città con cui mi sono legato molto, perché comunque anche l'anno della Serie A è stato un anno fantastico, siamo riusciti a salvarci bene a Bari, e quindi è stata una bellissima esperienza, quindi sono molto legato a questa città, e ritornare qui è stato molto, molto bello. Poi riuscire a vincere, riportare il Lecce nelle categorie che merita, è stato ancora più bello. Mario, si è ricordata questa passeggera esperienza di un anno, penso, è stato Lecce? Sì, nel 2010. Da calciatore, e poi questa qui adesso, come dice, domenica sulla panchina. Noi vediamo spesso quante parti andare a confabulare con Liverani. Com'è questo rapporto con Liverani? No, il mister è... lo conoscevo già da tempo, perché comunque siamo di un quartiere vicino, abitiamo vicini a Roma, quindi ci conosciamo già da tempo, quindi da avversari anche avevamo un buon rapporto. Poi quando siamo in campo parliamo di quello che vediamo, insomma, se c'è da correggere qualcosa in campo, e ci confrontiamo anche con mister Fabellini, parliamo più che altro di questo, rapporto eccezionale di amicizia e di grande rispetto. Questo rapporto allenatore dice oltre di calciatore, come è nato? Quando è nato lo attenzio? No, io lo ripeto, noi abitiamo in un quartiere vicino a Roma, quindi ci conosciamo già da anni. Il rapporto di guida tecnica? Poi ho avuto la fortuna di averlo a Terni lo scorso anno, gli ultimi 2 mesi, e lì comunque si è consolidato questo rapporto. E io ho deciso di smettere perché comunque ho 36 anni, quindi avrei fatto un altro anno o due massimo. Mi dovevo rioperare al ginocchio, parlando con il mister, e ho detto: guarda, se c'è la possibilità mi piacerebbe lavorare con te, e lui mi ha portato appena c'è stata occasione, quindi per questo lo ringrazierò sempre. Entra in campo anni fa dal sottopassaggio e qualche volta hai messo la panchina. Stare oggi su quella partita domenica, che effetto fa? Adesso sono molto sereno, non ci penso. Poi
le emozioni verranno fuori tutte domani, perché comunque è un'esperienza completamente nuova per me. E stare in panchina come primo allenatore è una cosa nuova, no? Quindi non so che emozioni mi darà questo, però sicuramente forti. Una cosa nuova, ma si sbraccerà più o meno di danni. Vediamo, dipende dalla partita. Sì, sicuramente meno. Proprio della partita invece, che Lecce vedremo, ci sarà magari spazio per chi ha giocato di meno, oppure sarà, o se ci vuole, come ha fatto l'ultima volta il mister, annunciare gli 11 in campo. No, 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 questo vediamo chi scenderà in campo, ancora dobbiamo vedere. Sarà un Lecce che cercherà di fare la partita e di portare a casa il risultato, perché non è che giochiamo tanto per partecipare, giochiamo sempre per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di vincere la partita, se è possibile magari portare a casa anche questa coppa. Livorno, Padova, Lecce, che differenza avete notato in quest'ultima fase, in questa Supercoppa tra i tre gironi? Padova, magari ne parliamo dopo la partita. Livorno sicuramente è un girone molto diverso, forse un po' più tecnico e meno, con meno intensità rispetto al nostro. Quindi Livorno anche è una squadra costruita per vincere, ha dei giocatori importanti che ci hanno messo in difficoltà. E ripeto, quando cali di attenzione e di intensità rischi di andare incontro a delle brutte sconfitte, e questo noi non lo dobbiamo ripetere. Dobbiamo cercare di fare la nostra partita con grande intensità e grande concentrazione. Teorico, ma forse in modo intuitivo, diciamo un po' il consigliere insieme a Vice per quanto riguarda penso schemi, Sì, impostazioni, l'aspetto qua. tecnico-tattico in generale. L'aspetto tecnico-tattico in generale. È chiaro che ci sono dei ruoli e delle competenze diverse tra di noi, e la cosa importante è cercare insomma di lavorare in sinergia e di mettere a disposizione anche dei punti di vista diversi durante la partita o durante l'allenamento. Anche in partita vi sentite Anche in partita, la anche se io lasciamo sono. parlare perché c'è colui che si alza e parla. Sì, io sono in aggiuntiva e quindi Ok. rappresento, come dicevo, magari un punto di vista diverso rispetto a quello che magari Manuel da più vicino al mister può vedere. Poi cerco di mettere insieme le informazioni che il mister dà alla squadra, un pochino di ordinarle tra primo e secondo tempo, insomma, sono le mie competenze all'interno della partita. Quanto è importante l'analisi dei dati, diciamo, la preparazione informatica anche del suo ruolo per far migliorare una squadra? Beh, credo che oggi con i mezzi che abbiamo a disposizione sarebbe quantomeno limitante non affidarsi a qualche numero, non affidarsi allo studio degli avversari, allo studio delle palle inattive. Insomma, tutte queste informazioni vengono messe insieme quando con tutto lo staff si prepara la settimana. Quindi questo è l'aiuto che do io nel mio ruolo all'interno dello staff. Innanzitutto, buongiorno a tutti. Sì, purtroppo l'infortunio di Davide è stato quello di maggiore entità che abbiamo avuto quest'anno. Per quanto riguarda, che poi purtroppo è stato un infortunio traumatico. Per quanto riguarda le altre problematiche, siamo stati, diciamo, abbastanza bravi da un lato e fortunati dall'altro, dove non ci sono state grosse, non c'è stato un grosso numero di infortuni muscolari. Abbiamo avuto tre infortuni, Mirko Drudi all'inizio, dopo a novembre mi sembra, poi abbiamo avuto Mario Pacilli a gennaio, e abbiamo avuto adesso l'infortunio di Giuseppe Toromino. Credo che, insomma, per quanto riguarda questo aspetto ci possiamo ritenere soddisfatti e siamo sotto la media per quanto riguarda le statistiche delle
delle squadre, quindi non abbiamo avuto particolari vicissitudini al riguardo. Con quanta benzina nelle gambe invece il Lecce è arrivato nelle ultime gare di campionato e arriverà alla gara di domani? E per quanto riguarda l'aspetto condizionale, i ragazzi sono sempre monitorati tramite GPS sia durante gli allenamenti che durante le gare di campionato. Quindi l'espressione del carico esterno viene continuamente visionata e sottoposta a valutazioni. Abbiamo avuto, da quando siamo arrivati, una crescita che poi si è assestata nel periodo principale della stagione. E ultimamente forse c'è stato il turno infrasettimanale che gioco forza non ha permesso forse di esprimere alcuni parametri, alcuni valori che la squadra ha sempre espresso. Poi per il resto si è ripresa ed è stata in linea con quello che sono stati i valori sia durante la settimana che durante il campionato, durante il periodo agonistico. Lei ha fatto un chiudere con il manager Claudio per quanto riguarda Massimo, è stata presa una decisione ufficiale, ma ancora ci conferma se che sarà un nome comunque? Sì, stiamo valutando alcune sedi, più che altro perché in base al lavoro che vogliamo svolgere ci sono bisogno di alcuni requisiti per quanto riguarda le località, e pensiamo di andare al nord, perché comunque sia ci sono queste tipologie di strutture che sono adatte al lavoro che vorremmo fare in quelle due settimane, e stiamo valutando, e comunque vi posso dire che a breve verrà reso noto sia il programma che il nome della sede. Buongiorno. È bello, ma anche difficile, però è sempre su, perché rischia di darci di morale appena. No, ma Pippo è un ragazzo molto equilibrato. Pippo è uno che né si esalta né si abbatte facilmente. Poi comunque la sua forza è il carattere, soprattutto in una piazza complicata come quella di Lecce, che ha sempre avuto grandi portieri, però Pippo è uno molto equilibrato. Qual è il segreto principale dell'Orchini? L'equilibrio. Cosa è migliorato quest'anno secondo il lavoro che avete fatto? Ma Pippo è cresciuto molto sulle palle alte, nella gestione della palla con i piedi, perché poi comunque tra i pali, anche dotato di una buona fisicità, non ha problemi. Però è uno che ha una grande capacità di apprendimento, per cui può migliorare ancora. In cosa? Nella gestione di certi momenti della partita. Stiamo girando, secondo quello che hanno chiesto loro. Ci sono diverse sedi al momento da vagliare. No, Tarvisio no, perché c'è la spalla. No, non c'è la spalla. Da ormai da diversi anni, a parte che anche se ci fossero in questo momento non li direi, però comunque non abbiamo, no perché non voglio, dobbiamo ancora firmare e chiudere. No, scherzo Elio, dobbiamo firmare ancora, dobbiamo ancora prendere degli accordi. Altra domanda, sarà una fase o due fasi di ritiro? Almeno questo? Noi siamo pronti alle due fasi di ritiro come società. Secondo quello che chiederanno loro, se c'è una seconda fase la possiamo fare molto serenamente. 10 luglio pre-ritiro in casa, il 14 o il 15 partenza, 29 o 30 il rientro della prima fase. La seconda fase in base alla Coppa Italia, poi la ritariamo, la rimoduliamo. Però sono diverse le sedi, non solo al nord.